Ciao amici, bentornati su Giugissima e benvenuti ad un nuovo episodio del Book Club di Giugissima. E se ancora non lo sapete, esiste anche una versione scritta di questo Book Club nella forma di un post sul mio blog che ho annunciato ieri. Quindi andate a leggere il blog dove troverete anche tutti i link ai libri che ho menzionato. Aprile è stato un buon mese di lettura, sicuramente migliore di marzo dove non sono riuscita a leggere molto, ma comunque ho anche passato molto tempo all'aria aperta, nelle poche giornate calde che il clima di Copenaghen mi ha concesso, e quindi ho passato anche molto tempo a passeggiare, a volte ascoltando qualche audiolibro. Sono riuscita a leggere 7 libri e ora ve li illustrerò partendo come sempre dai libri fiction e poi passando ai libri non fiction. Il primo libro che ho letto ad aprile è Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Mi è piaciuto molto leggere un libro di un autore italiano, e questo libro è veramente una piccola gemma, che aiuta tutti coloro che sono presi dal tran tran della vita, dalla velocità alla quale scorrono i giorni, a fermarsi un attimo e a pensare che il nostro tempo su questa terra non è infinito e quindi dobbiamo scegliere bene, come passarlo, come gestirlo e come vivere ogni istante della nostra esistenza. È un libro che ho letto con attenzione, e con calma, perché penso che, la calma si addica allo spirito di questo libro. Mi sono soffermata su determinati ammonimenti che l'autore dà al lettore e cerco di portarmeli dietro nella mia vita, soprattutto adesso che sono ancora giovane e quindi posso farne tesoro per il resto dei miei giorni, anche se sembra un po' drammatica come affermazione. È un libro che consiglio moltissimo, per quanto riguarda la storia tratta della vita di un militare, un soldato, Giovanni Drogo, e della sua vita trascorsa nella fortezza Bastiani, che è il luogo al quale è assegnato, e scopriamo quali sono i suoi pensieri in relazione alla vita, in relazione al tempo che passa. Libro molto molto consigliato, veramente un capolavoro e sono certa che lo rileggerò. Il secondo libro che ho letto ad aprile è Emma di Jane Austen. Chi conosce Jane Austen sa cosa aspettarsi dai suoi romanzi. Sono romanzi, in cui si tratta di amore, di sentimenti, di classi sociali, e dei valori della società che Jane Austen, descrive, quindi, relazioni sociali, privilegi e diversi livelli appunto, di persone che si guardano dall'alto in basso o dal basso verso l'alto. La storia è quella di una giovane ragazza di nome Emma, molto bella, proveniente da una famiglia benestante, e della sua ossessione per l'organizzazione dei matrimoni, cioè per proprio combinare i matrimoni, trovare delle persone che secondo lei possono stare bene insieme e in qualche modo farle mettere insieme. E scopriremo un po' se questa sua presunzione è fondata oppure se è appunto solo una presunzione. E mi piace sempre leggere i libri di Jane Austen perché mi permettono di riflettere su alcuni dei miei difetti nella società, contemporanea, nonostante i suoi romanzi si riferiscano alla società di 2 secoli fa. Anche questo molto consigliato, soprattutto per gli amanti di Jane Austen. Il libro successivo è Mia cugina Rachele di Daphne du Maurier. Se vi ricordate, avevo già letto Rebecca di Daphne du Maurier, che rimarrà comunque il mio libro preferito dell'autrice, almeno fino adesso. Mia cugina Rachele mi è piaciuto molto, si tratta di un romanzo di sentimenti e di mistero con alcuni tratti del romanzo psicologico, quindi si va a investigare un po' la psiche dei personaggi, soprattutto di uno di questi. E insomma, vi sono alcuni dubbi in relazione alla storia, non vi voglio svelare troppe cose. È ambientato in Cornovaglia, con alcune scene che hanno luogo nei dintorni di Firenze. Molto bello, ho detto che preferisco Rebecca, è un mio parere personale, però questo libro è comunque scritto benissimo, nello stile che mi piace tanto, che è lo stile di Daphne du Maurier, quindi anche questo molto consigliato. Il quarto libro che ho letto è Per tutto il resto dei miei sbagli di Camilla Boniardi. Credo sia la prima volta che leggo un libro immediatamente dopo la sua uscita, infatti l'ho acquistato in versione digitale, il giorno dopo, non appena avevo un attimo libero.
Mi è piaciuto tantissimo. Vi posso dire che da amante dei classici spesso tendo a sottovalutare le potenzialità della letteratura contemporanea, degli autori contemporanei, cioè mi riferisco proprio a chi scrive in questi giorni, in questi anni. Ho voluto leggere il libro perché seguo Camilla sui social, se non la conoscete in arte si chiama Camihoc e fa dei video molto divertenti, soprattutto su Instagram. Mi piace come persona e quindi ero molto curiosa di leggere il suo libro e le mie aspettative non sono state disattese, anzi nel libro ci ho trovato molto di più rispetto a quello che mi aspettavo, nel senso mi aspettavo un ottimo libro da Camilla, ma comunque ci ho trovato dei sentimenti che Camilla non manifesta nel momento in cui fa video su Instagram, ma che occupano sicuramente un posto importante dentro di lei perché è riuscita a trasmetterli, trasferirli sulla carta in una maniera meravigliosa, secondo me. La storia è una storia d'amore. Semplice per certi aspetti, ma secondo me molto ben bilanciata, e il lettore è trascinato sulle montagne russe di queste emozioni che la protagonista prova. Ancora più della storia mi è piaciuto il linguaggio. Camilla riporta nel suo modo di scrivere quell'ironia che si trova già nei suoi video e accosta parole che magari non ci si aspetta di trovare insieme in un testo letterario e evoca delle immagini forti che ti fanno pensare, cioè, ti fanno vivere un'emozione, ti fanno pensare, sì, l'ha detto proprio bene, è proprio così. Quindi lettura molto consigliata per chi ama le storie d'amore, vuole scoprirne una contemporanea ma che comunque ha molti tratti del passato perché è una storia d'amore che racconta di sentimenti che sembrano provenire da un tempo passato, molto più, forse molto più romantico, diremmo, rispetto all'epoca odierna. Forse ci dà anche la speranza che l'amore possa essere ancora vissuto in questo modo. Quindi ho consigliato soprattutto a chi crede che i classici siano i libri migliori del mondo, che non ci possano essere libri buoni nell'epoca contemporanea. Quindi brava Camilla. Passando alla categoria non fiction, il primo libro che ho letto ad aprile è Deep Work di Cal Newport ed è un libro di crescita personale molto conosciuto. L'autore si focalizza, è un gioco di parole perché l'autore si focalizza sulla concentrazione, sulla focalizzazione e sul lavoro profondo. Sostiene appunto che concentrarsi in maniera profonda e lavorare senza distrazioni siano capacità, superpoteri nel mondo moderno, perché il mondo moderno è costellato di distrazioni che catturano un po' della nostra attenzione e ci impediscono di soffermarci su qualcosa in maniera profonda, e quindi questa capacità diviene un potere veramente raro, un'abilità che soltanto i supereroi possono avere. Ma Cal Newport ci insegna anche come sviluppare questa abilità. E proprio perché ho trovato questo libro molto interessante, ricco di spunti utili, soprattutto per gli studenti, ma anche per chi lavora, ho deciso di farci un video. Quindi, se volete saperne di più, guardate il video che uscirà giovedì prossimo. Sarà un essay nel solito formato dei video del giovedì in cui parleremo di concentrazione. Il sesto libro che ho letto ad aprile è Story di Robert McKee ed è un libro, un manuale per sceneggiatori, cioè spiega su cosa si costruisce, su quali basi si costruisce una buona sceneggiatura per un film. Allora, io non ho alcuna aspirazione a diventare una sceneggiatrice, ma vorrei imparare a capire un po' di più il cinema, a capire un po' di più i film. Non ho una grande cultura cinematografica, so solo che alcuni film mi piacciono molto e altri film mi piacciono meno, e quindi ho questo desiderio di capire il perché e di riuscire a comprendere il cinema da un punto di vista leggermente più tecnico. Non so se questo sia il libro giusto a questo scopo. L'ho scelto perché si focalizza di più sulla storia e quindi forse mi aiuta a capire quali sono le storie che mi piacciono di più e quali sono le storie che funzionano meglio. Non è un libro leggero, è strutturato come un manuale in capitoli, a volte mi viene quasi da studiarlo, da prendere appunti, quindi magari se cercate una lettura molto leggera non è questa, però ho voluto semplicemente
leggerlo e condividere con voi questa mia lettura. L'ultimo libro che ho letto ad aprile è The Art of Living di Thich Nhat Hanh, sempre difficile da pronunciare, ed è un libro scritto da una guida spirituale buddista, peraltro lui è molto famoso, è stato anche candidato al premio Nobel per la pace. Libro molto bello, semplice, per avvicinarsi alla spiritualità, alla scoperta di se stessi da un punto di vista più spirituale e meno razionale. Si presenta anche come un libro di meditazione, perché mentre lo si legge si è invitati a meditare, a soffermarsi sul proprio respiro e sui propri pensieri. In realtà questa è la seconda volta che lo leggo, l'avevo già letto un paio d'anni fa in un periodo di stress un po' più acuto in relazione al lavoro, e ho deciso di rileggerlo per rinfrescare un po' i ricordi su questo libro e anche per poterne parlare con voi. Molto consigliato, perché non è pesante e difficile, è molto semplice, prende per mano il lettore e lo accompagna in un percorso di ricerca della propria spiritualità e soprattutto della propria serenità mentale. Se volete un commento più approfondito e tutti i link ai libri, andate a guardare il post che è uscito sul blog. Spero che il blog diventi un luogo in cui ci possiamo confrontare ancora di più ed essere ancora più vicini. Ricordatevi di seguirmi su Instagram, dove condivido anche i miei consigli di lettura, e ricordatevi che esce sempre un video il giovedì e un video la domenica. Io vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video.